Il 1° luglio è anche il primo giorno senza contratto per molti giocatori del Teramo che possono firmare un nuovo accordo con altra società. L'attesa in casa biancorossa è per il nuovo allenatore e l'eventuale conferma del direttore sportivo Sandro Federico, anche lui formalmente da oggi privo di contratto. Sono 12 giocatori in scadenza ieri: Lewandowski, D'Egidio, Di Matteo, Tentardini, Bombaggi, Costa Ferreira, Ilari, Lasic, Vitturini, Chiere Mateng, Pinzauti e Celentano, che ha concluso la stagione in prestito alla Cireale. Quasi nessuno vedrà prolungato il proprio accordo nell'ottica di contenimento delle spese imposto da una società che, seppur recalcitrante, ha comunque iscritto il diavolo al prossimo campionato. Ma sarà l'aspetto economico quello preponderante ed è per questo che i giocatori di cui sopra sembrano destinati a lasciare i colori biancorossi. Tentardini ha l'accordo col Catanzaro, mentre una delle partenze che fa maggior rumore è quella di Francesco Bombaggi. Due stagioni da protagonista e da goleador della propria formazione. Preso e ufficializzato 2 anni fa, proprio nella serata della presentazione in piazza del Teramo, il 31enne di Sassari ha affidato ai social tutta l'amarezza dell'addio. Prima o poi, ha detto Bombaggi, doveva arrivare quel giorno ed è arrivato. In questi 2 anni ho vissuto una grande quantità di emozioni indescrivibili, non dimentico niente. Tutte le gare affrontate e tutti i momenti straordinari vissuti insieme. Vado via con un po' di tristezza, ma anche con un enorme sorriso, perché mi ritengo fortunato e sono onorato di aver indossato questi colori. In questi mesi, ha continuato Bombaggi, mi ha accompagnato la speranza e nelle ultime volte che mi hanno posto la domanda ho risposto stizzito, perché era un discorso che mi innervosiva. Vorrei dire tante altre cose, ma non è questo il mio modo. Questo non vuole essere un post di polemiche. Perciò concludo dicendo che vorrei ringraziare tutti i componenti della società che mi hanno fatto vivere 2 anni bellissimi, il presidente e i direttori che mi hanno scelto e fatto conoscere Teramo e i teramani. Mi sento solo, conclude Bombaggi, di dire grazie. Grazie a tutte le persone che ho conosciuto in questa avventura. Grazie a voi, perché senza di voi tutto questo non sarebbe stato così grandioso. Sono molte le squadre che adesso fanno a gara per offrirgli un contratto. C'è l'Avellino, c'è il Palermo, la Feralpisalò, ma è il Catanzaro, così come per Tentardini, la squadra che sembra più vicina ad accaparrarsi il numero 10. Chi invece torna in bianco-rosso è Pietro Cianci. Finora l'opzione di ricompra del Sassuolo non è stata esercitata e, come detto anche nei giorni scorsi, è molto in dubbio possa arrivare. Il che vuol dire che Cianci, che ha rinnovato fino al 2023 prima di andare a Bari a gennaio, ha ancora 2 anni col diavolo, ma dopo i tanti prestiti, 3, Carpi, Potenza e appunto Bari, non sarebbe orientato alla permanenza in ogni caso. Prossimi giorni decisivi, ma prima il Teramo deve capire chi è che si occuperà del mercato e soprattutto per quale allenatore.